Buongiorno, ben ritrovati ai telespettatori per la prima edizione del TG6 di oggi. Apriamo con la politica in primo piano perché all'indomani delle dimissioni del Premier Mario Draghi, il 25 settembre gli italiani torneranno al voto per le elezioni politiche. A seguito delle modifiche costituzionali ci sarà un taglio dei parlamentari. Da 945 si passerà a 600 seggi. Anche per l'Abruzzo ci sarà un calo della rappresentanza, da 21 seggi si passerà ai 13, 9 deputati e 4 senatori. Andrea Costantini. La crisi di governo e il decreto di scioglimento delle Camere firmato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprono la strada alle elezioni anticipate fissate al 25 settembre, un periodo anomalo per una campagna elettorale che prenderà il via nel pieno dell'estate. Saranno le prime politiche che faranno i conti con il taglio dei parlamentari, i deputati scenderanno da 630 a 400, i senatori da 315 a 200. Una diminuzione che tocca ovviamente anche la circoscrizione Abruzzo, la nostra regione nelle politiche che del 2018 ha espresso 21 parlamentari, 14 deputati e 7 senatori, ora l'Abruzzo ne eleggerà 13, 9 deputati e 4 senatori. Una contrazione che renderà ancora più veemente la lotta per spuntare nelle liste una posizione che garantisca o almeno renda plausibile una elezione a Montecitorio o a Palazzo Madama. Circa le candidature, un monito è arrivato nelle ultime ore dal consigliere regionale di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, il quale auspica che il Presidente della Regione Marco Marsiglio non scende in campo per queste elezioni politiche. Marsiglio è infatti uomo di spicco di Fratelli d'Italia e il partito di Giorgia Meloni, sondaggi alla mano, è uscito rafforzato da questo periodo trascorso all'opposizione del governo Draghi. Alcuni rumors lo vorrebbero in lista, in attesa che Marsiglio, il cui mandato di governatore ha naturale scadenza nel 2024, prenda posizione in tal senso. Va ricordato che per i presidenti di Regione non c'è ineleggibilità in Parlamento, bensì incompatibilità, e in caso di elezione dovrà scegliere entro 30 giorni se entrare in Parlamento o restare in Regione. Nel 2019 da senatore Marsiglio si dimise dopo l'elezione a presidente di Regione. Ricordiamo anche che la precedente consigliatura in Abruzzo fu interrotta quando, al culmine di una vicenda che si dilungò fino alla pronuncia della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Luciano D'Alfonso scelse il Senato e rassegnò le dimissioni da presidente della Regione nell'agosto del 2018, determinando il successivo scioglimento del Consiglio regionale. Intanto, dopo la firma del decreto di ieri da parte del Capo dello Stato, è iniziato il timing delle scadenze propedeutiche al voto. Entro il 12, 13 e 14 agosto i partiti dovranno depositare al Viminale i contrassegni e simboli elettorali. Il 21 e 22 agosto sono i giorni riservati alla presentazione delle liste e dei candidati negli uffici centrali elettorali costituiti presso le corti d'appello. Dal 26 agosto l'inizio della propaganda elettorale fino al giorno del voto, domenica 25 settembre. Entro il 15 ottobre la prima seduta delle due Camere del Parlamento. Gli esponenti di Fratelli d'Italia, a differenza di quelli del centro-sinistra, sono abituati ad onorare fino alla fine il mandato elettorale ricevuto dai cittadini. Il presidente Marsiglio non soltanto non sarà candidato alle imminenti elezioni politiche, ma sarà, come già detto, nuovamente candidato alla presidenza della Regione Abruzzo. Lo ha detto il consigliere in consiglio regionale Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia, rispondendo al consigliere di Abruzzo in comune Sandro Mariani, consigliere di opposizione. Evidentemente Mariani, prosegue Testa, pensa di avere a che fare con il predecessore di Marsiglio che alla prima occasione utile è scappato a Roma. Stia pure tranquillo il consigliere Mariani perché Marsiglio continuerà a lavorare con la sua squadra in Abruzzo e certamente potrà contare su una filiera amministrativa più valida e diretta con il Parlamento italiano. Domenica 28 agosto sarà una giornata storica per l'Aquila e l'Abruzzo. Papa Francesco sarà infatti in città per l'apertura della Porta Santa. I dettagli sono stati svelati questa mattina dal cardinale arcivescovo metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi. Sentiamo nel servizio di Stefano Recanati.
L'Aquila per un giorno capitale del perdono e della pace. Il 28 agosto sarà una data storica per il capoluogo di regione per il Giubileo Aquilano. Riconosciuta nel 2019 patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, la perdonanza celestiniana segna, con la visita del pontefice, il suo traguardo più importante nella storia recente. Dopo la sua istituzione, decretata da Celestino V, Papa Francesco è di fatto il primo pontefice che dopo 728 anni apre la Porta Santa. Il Papa è molto determinato nel venire. Come avete visto, ha fatto interventi chiari per spazzare via dal campo interpretazioni del tutto gratuite e quindi illegittime, riproponendo il tema centrale di una visita pastorale segnata dall'incontro del successore di Pietro con questa chiesa, con questa città, segnate da una storia alta e anche dolorosa. Prima tappa della visita nel capoluogo sarà in Piazza Duomo, dove farà visita in forma privata all'interno della cattedrale di San Massimo, che porta ancora i segni del terremoto del 2009. Lì ci sarà l'abbraccio amorevole di Papa Francesco ai familiari delle vittime del sisma. L'ha firmato lui quel programma, quindi vuol dire che nel suo rendersi presente tra di noi la sua attenzione è sempre centrata su questo aspetto del rendersi prossimo. A bordo della Papa Mobile il Santo Padre si dirigerà alle 10 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove celebrerà l'Omerilia e l'Angelus, cerimonia questa che culminerà nella storica apertura della Porta Santa, il cui attraversamento concede l'indulgenza plenaria ai fedeli cristiani. L'Aquila, città del perdono, dall'Aquila può arrivare il messaggio per una pace importante nel mondo. Io ne sono sicuro, anche perché la pace non si costruirà se non si sarà capaci di rimuovere le diffidenze. E voltiamo pagina. La Fondazione Pescara Abruzzo celebra i 30 anni dalla sua costituzione, un programma che coinvolgerà sia la Maison des Arts sia l'Imago Museum. Paolo Renzetti. La Fondazione Pescara Abruzzo celebra i 30 anni dalla sua costituzione con una serie di eventi e di iniziative presentate questa mattina dal presidente Nicola Mattoscio. Alla conferenza stampa hanno preso parte, fra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente della provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e il presidente del Tribunale Angelo Bozza. Voglio sottolineare che è un soggetto nato dal nulla, sia dal punto di vista delle risorse sulle quali poteva sia come mestiere da inventare e da rendere disponibile per la comunità di riferimento. E con la legge Ciampi che si sono create le condizioni giuridiche per adottare questa sfida e realizzarla, e oggi è sotto gli occhi di tutti che la Fondazione è protagonista a tutti gli effetti, dispiace dire qualche volta anche più di tante altre istituzioni che avrebbero il dovere di fare anche più di noi. E questo si vede nell'ambito della cultura, ma si vede nell'ambito della promozione della formazione, soprattutto quella accademica specializzata ed avanguardia di rilievo internazionale. Voglio ricordare che abbiamo promosso l'ISIA, l'unico istituto accademico pubblico del centro-sud d'Italia, e poi questa attività editoriale straordinaria di tanti anni che documenta il bacino della ricchezza culturale, dei beni culturali della nostra comunità di riferimento, e costituisce ormai persino un archivio per le future generazioni. E soprattutto il Pescara Cityplex, l'unica esperienza in Italia, al mondo, di una multiplex nell'area urbana a carattere pubblico. E poi i musei, l'Imago Museum recentemente inaugurato dal Presidente della Repubblica. Presente anche il sindaco di Loreto Abrutino Gabriele Starinieri, che ha ricordato come tutto nacque nel piccolo centro Vestino quando era ancora provincia di Teramo. La fondazione celebra i 30 anni, l'istituto bancario da dove poi tutto è derivato è nato a Loreto nel 1871 dal Monte Frumentario.
persone illuminate diciamo, crearono questa banca affinché assistessero i coltivatori e quindi l'impresa che già a fine 800 nasceva. Poi, ecco, ricordo che questa banca fu utile per la costituzione della provincia nel 27, quindi era l'unica banca presente sul territorio. Allora Loreto era in provincia di Teramo. Gli agenti del reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara hanno sottoposto a sequestro preventivo uno stabilimento balneare di Montesilvano e hanno denunciato il titolare della concessione demaniale e il rappresentante legale della società gerente l'attività di ristorazione e balneazione, responsabili in concorso di innovazioni non autorizzate e abusi edilizi su aree del demanio marittimo sottoposte a vincolo sismico e paesaggistico. Il locale di 130 metri quadri era mancante di ogni titolo autorizzativo, sanitario, demaniale, edilizio e paesaggistico e il reale utilizzo non era corrispondente alla destinazione d'uso. Al primo accesso nella struttura i finanzieri hanno anche riscontrato la presenza di un lavoratore in nero, peraltro percettore di reddito di cittadinanza. L'impresa è stata segnalata all'Ispettorato del Lavoro e al datore di lavoro sono state erogate sanzioni che superano i 6.800 euro. Ci occupiamo ora di amministrazione digitale. Da oggi sarà più semplice consultare online la sezione urbanistica sul sito internet del Comune di Chieti. Un'innovazione che semplificherà una serie di azioni velocizzate dalla rete senza bisogno di andare fisicamente in comune. Sentiamo. Semplificata la consultazione delle procedure per l'acquisizione di documenti tecnici grazie alla riorganizzazione della sessione del sito comunale di Chieti dedicato all'urbanistica e all'edilizia privata. Questa utile innovazione, che consentirà una più facile consultazione della sezione, la si deve al terzo settore sviluppo del territorio, diretta da Carlo De Gregorio. Da oggi sarà possibile consultare online i piani urbanistici, le normative tecniche, i regolamenti vigenti pubblici e altre informazioni utili per la presentazione delle pratiche edilizie e per i progetti messi in campo dall'amministrazione comunale. E io direi che è stato creato più che aggiornato. In fin dei conti finora il settore urbanistico contava per i cittadini e per coloro che ci si affacciavano su materiale cartaceo. Adesso siamo riusciti a creare un sistema informatico veramente veloce per chi lo ha già provato, per cui pur nel concetto di carenza di personale che abbiamo in tutti i settori e in particolare proprio al settore urbanistica, potremo essere alla pari di comuni che stanno più avanti di noi da un punto di vista della digitalizzazione e quindi per la prima volta Chieti non è e non sarà una cenerendola tra i vari capoluoghi di provincia, ma anzi saremo all'avanguardia. Nonostante si sia quindi sotto organico, si cerca di andare incontro al cittadino velocizzando i servizi in questa maniera? Sì, sì, ma in effetti il processo di digitalizzazione che abbiamo iniziato al momento del nostro insediamento, ricordo ai cittadini che quando nell'ottobre del 2020 ci siamo insediati, praticamente eravamo all'anno zero nel comune della computerizzazione e digitalizzazione, tant'è vero che tantissimi impiegati durante il lockdown non poterono andare in smart working proprio perché avrebbero dovuto portarsi faldoni a casa. Con un lavoro lento ma veramente incisivo, e devo ringraziare sempre la mia assessora Mara Maretti che si è dedicata a questo settore anima e corpo, stiamo rivoluzionando nel vero senso della parola i nostri uffici e quest'ultimo traguardo all'urbanistica che poi sarà portata anche ai lavori pubblici migliorerà il contatto con i nostri concittadini. Critiche sono arrivate oggi dai consiglieri comunali di centrosinistra al comune sul Pescara Liberty Festival. Le motivazioni le ascoltiamo nel servizio che segue. Diacovo,
Perché queste critiche del centro-sinistra al Pescara Liberty Festival? Perché è stata decapitata tutta la scena e la vita culturale di questa città, prosciugando le energie alle principali istituzioni culturali di Pescara, associazioni, eventi, festival. Basti pensare che il Museo Genti d'Abruzzo, che ha richiesto circa 300.000 euro per poter avere attività ordinarie, ne ha ricevute neanche un terzo. Il FLA ha avuto i fondi dimezzati nel suo ventennale, l'Indie Rocket cancellato, ciononostante tutte queste risorse prosciugate dal mondo della cultura vengono a convergere in questo attesissimo Festival Liberty, che è un programma debolissimo. 7 giornate, 7 concerti per una cifra di circa 120.000 euro, quasi 20.000 euro al giorno, per un festival che ci aspettavamo fosse qualcosa di grande, interessante, di coinvolgente per la città, invece non può neanche avere un minimo di richiamo turistico perché hanno annunciato 4 giorni prima che iniziasse il festival, quindi senza poter prevedere nessun tipo di partecipazione come quella chiamata in causa. Un festival con un programma debole, ma per noi ogni euro speso in cultura è comunque una buona cosa, anche se qui il budget è assolutamente più grande secondo me dell'offerta culturale che offre, ma in cambio di questo piccolo festival hanno cancellato, azzerato, decapitato tutte le possibilità, la scena, la vita culturale di una città, e questa cosa per noi è molto grave. Avete chiesto un'interlocuzione con l'amministrazione comunale, con la giunta? Assolutamente sì, ci vedremo anche nella commissione di controllo e vigilanza che presidiamo io e Piero Giampietro per capire come sia stato possibile spegnere l'intera vita culturale di una città per far convergere tutto su un festival di pochi giorni e non di alto profilo. Sono esasperati i commercianti di Via Cataldi ad Avezzano, decine di minorenni infatti si radunano e generano problemi di decoro e di ordine pubblico. Pronto ora un esposto, sentiamo. Gravi problemi di ordine sociale, di decoro e di ordine pubblico, risse che spesso si concludono con feriti trasportati in ospedale, auto, portoni, gradini e vetrine danneggiati e in pochi minuti i marciapiedi si trasformano in latrine a cielo aperto, dove abbandonare ogni sorta di rifiuti. È questa la situazione che ogni pomeriggio si trovano a vivere i titolari delle attività che insistono su via Sergio Cataldi ad Avezzano e che, esasperati, hanno inviato un esposto alle forze dell'ordine per chiedere un aiuto concreto. In questo breve tratto di marciapiede ogni pomeriggio dalle 17 in poi e il sabato si raggiunge il culmine, si radunano decine di ragazzi, la maggior parte dei quali palesemente minorenni. Questi giovani contribuiscono a creare gravi problemi di ordine sociale. Risse, bottiglie, sporcizia, qual è la situazione? Cosa chiedete voi alle autorità? Chiediamo protezione e sicurezza. Io che ho appunto l'attività qua, vedo proprio personalmente, su quella scalina là specialmente, una marea di ragazzi che bevono, fumano, fanno anche a volte atti osceni, buttano sassi sulle macchine, sulla mia macchina ce l'hanno buttata, c'è una palla là che illumina il mio Dior, no? Io la cambio una settimana sì e una no, sono volgari e hai anche paura, io anche di giorno ho paura di passare per questa strada. Noi assistiamo a delle scene allucinanti, ragazzi che bevono, buttano birre, e noi tinteggiamo il muro ogni 3-4 mesi perché lo imbrattano con ogni cosa e, come dice Manuela, è una situazione insostenibile, c'è da avere paura. Ecco, l'ultima rissa c'è stata sabato, io ho soccorso un ragazzetto aggredito da un ragazzo molto più grande di etnia diversa e quindi stiamo chiedendo un aiuto, un supporto, però qua è tutto uno scaricabarile perché la polizia municipale ci sbatte alle altre parti, quindi speriamo che con questo esposto riusciamo a raggiungere un risultato. A Ripattoni di Bellante, in provincia di Teramo, torna da domani fino al 31 luglio la rassegna Ripattoni Arte. Tante le esposizioni e gli eventi che caratterizzeranno questa 16ª edizione, il cui tema principale sarà dedicato alle origini della creatività. Nel solco della tradizione recente seguiamo un percorso che ogni anno decliniamo secondo quelle che sono le attualità o comunque i richiami della curiosità che poi cerchiamo di ribaltare sulle scelte e sugli orientamenti che diamo alla manifestazione. Siamo un esempio, crediamo almeno di essere un esempio, di come il territorio e il talento, non esclusivamente del territorio, ma generalmente dedicato agli artisti della nostra provincia, della nostra regione in primo luogo, ci consente insomma di fare una operazione culturalmente molto complicata, però
però sempre attenta alle contaminazioni, attenta come quest'anno anche, ma lo è stata anche negli anni recenti, alla comunicazione, alla digitalizzazione, al mondo delle tecnologie informatiche. Il programma propone una serie di allestimenti molto belli, interessanti, che invitiamo tutti a visitare, con artisti che abbiamo scelto anche in funzione del tema ovviamente, ma molto rappresentativi. Massimo Piunti, Peppe Marchegiani, ci sono poi fotografi, altri scultori, insomma è una bellissima manifestazione. Io credo che un rilancio del territorio inteso in larga scala come il Consorzio BIM non può che passare attraverso l'arte. Ripattoni questa mattina presenta un progetto già noto, rinnovato nella sua parte, diciamo, proprio della bontà dell'arte stessa, e quindi il BIM c'è e ci sarà. Un'iniziativa che merita lode per chi l'ha organizzata, i maestri, i professori, proprio gli artisti dell'arte mettono insieme una serie di condizioni che affascineranno tutti coloro che andranno a visitare Ripattoni in arte, o arte come abbiamo definito oggi. Quindi l'invito qual è? È quello di essere a Ripattoni per ascoltare, vedere, guardare questa bella mostra che veramente ne vale il momento. Presentato l'evento a scopo benefico Miss e Mr. Dog, sfilata a quattro zampe, che vedrà protagonisti sabato 23 luglio alle 21 i migliori amici dell'uomo. Teatro dello show sarà Pescara, piazza della Rinascita, per uno spettacolo davvero unico. Il ricavato delle iscrizioni possibili contattando il numero telefonico 393-8308-541. Sarà infatti devoluto alla Lega Nazionale Protezione del Cane, sezione di Pescara. Assessore, torna allo spettacolo Miss e Mr. Dog a Pescara dopo il grande successo di Francavilla. Si parla di animali e si parla anche di beneficenza in questo caso. Sì, uno spettacolo che va tutto devoluto alla Lega del Cane, quindi ne abbiamo approfittato di avere questi nostri protagonisti, la Lima e la Raspa, dove faranno un grandissimo spettacolo e dove si andrà a sensibilizzare sia l'adozione e sia il non abbandono dei cani, perché con l'avvicinarsi del mese di agosto sappiamo tutti che abbiamo le nostre vacanze e molti purtroppo dei nostri amici vengono abbandonati. Noi lavoriamo per questo 365 giorni l'anno, è un lavoro continuo e costante, e per noi appunto è importante non solo sensibilizzare al rispetto degli animali, tutti, cani, gatti, anche tutti gli altri, ma anche appunto, come diceva giustamente l'assessore, cercare di farli adottare. Che in Pescara ci sono tanti cani che cercano ancora una casa, per noi è molto importante che tutti la trovino. Sappiamo purtroppo che magari tutti non la troveranno, però insomma, se riusciamo a farne adottare il più possibile, noi siamo sempre tanto contenti. Il nostro obiettivo principale è quello. Dopo il grande successo di Francavilla, Miss e Mr. Dog sbarca a Pescara in Piazza della Rinascita. E caro amico, siamo pronti a fare il botto domani sera, quindi vi aspettiamo numerosissimi, perché ne vedrete delle belle con questa banda animati. Ricordiamo che il fine è sociale, ma passando attraverso l'ironia e il grande divertimento, perché avremo tante cose da proporvi e tanti scoop. E per gli scoop passiamo la parola a questi qua, va, che se ne intendono. Vogliamo anticipare qualche scoop? Sì, allora abbiamo una coppia di ballerini acrobatici rock e non posso aggiungere altro. Cosa vedremo domani sera? Domani sera vedremo cose mai viste, che voi umani non potete neppure pensare. Faremo i nostri sketch, faremo i classici personaggi abruzzesi. Domani, vi aspetto tutti quanti domani, e faremo veramente un casino. Ed ora passiamo alla pagina degli spettacoli. All'Arena La Civitella di Chieti si è esibita ieri sera LP, la cantante di brani di successo, tra i quali uno dei più conosciuti, Lost on You. Vediamola e ascoltiamola nel servizio. Dopo il
recente successo dei singoli The One That You Love e How Low Can You Go è arrivata sul palco della Civitella di Chieti la musica di LP. Laura Pergolizzi, nome italiano per via dei nonni originari di Napoli, ma statunitense di nascita, è in arte LP. Si è esibita ieri per circa 2 ore davanti a un pubblico entusiasta che ha cantato e ha applaudito i brani dell'icona della comunità LGBTQ, anche se lei si definisce gender neutral. Inseparabile dal suo ukulele, che ha portato in scena anche ieri sera a Chieti, ha già all'attivo 6 album dai quali sono stati scelti i brani cantati ieri sera, che hanno scalato le classifiche in tutto il mondo. L'Arena della Civitella ha riaperto le porte alla musica di qualità, alcune date in luglio e poi ci saranno altre date in agosto. Intanto questa sera il concerto di LP dopo una serata dedicata alla comicità di Maurizio Battista. I prossimi appuntamenti saranno il 30 di luglio con una serata discoteca allo Stellario nell'ambito del festival dedicato al compianto Finarelli e vedrà la partecipazione di DJ Ralph e animerà la serata del 30 luglio. Dunque la Civitella torna a essere un punto di aggregazione per la città, ma non solo. Non solo per la città, perché riscontriamo tante partecipazioni che vengono anche da regioni vicine, confinanti, e di questo ne siamo estremamente felici, sia per la città che per noi come museo, perché oltre che come Stellario, insomma, si dà risalto anche alla struttura museale. Ci tengo a sottolineare che grazie a questa partnership con la Deputazione Teatrale siamo riusciti a realizzare queste serate che porteranno sicuramente, come dicevo poc'anzi, lustro sia al sistema museale della città, nello specifico al Museo della Civitella, che anche alla città di Chieti. A causa della positività al Covid di Francesco De Gregori, che si sarebbe dovuto esibire stasera insieme ad Antonello Venditti, è stato rinviato al 10 agosto il concerto. Le modalità di rimborso per chi non potesse recuperare quella data saranno consultabili sui siti dei circuiti di vendita Ticket One e Ciao Ticket. E dopo lo stop causa Covid torna uno degli appuntamenti principi per gli amanti della cucina bavarese in Abruzzo. Stiamo parlando del Festival della Birra e dello Stinco di Maiale di Villa Consalvi di Crecchio, in programma dal 22 al 24 luglio nella località in provincia di Chieti. La manifestazione è organizzata dall'associazione La Consalvina, che ha voluto fortemente il ritorno della manifestazione giunta alla sua 14ª edizione. Una parte del ricavato, lo ricordiamo, sarà devoluto in beneficenza. Ed ora lo sport: un portiere titolare e un regista di centrocampo restano le priorità per il Pescara in questa fase di mercato. Il DS dell'Icarri accelera per Aloy dell'Avellino. Intanto domenica il Pescara se la vedrà, oltre che con l'ex Bayern Ascon, anche con Balotelli, nonostante le sirene di mercato dalla Svizzera. A 2 giorni dall'amichevole di Palena contro la Dana Demirspor cresce la curiosità per vedere all'opera il Pescara di Alberto Colombo e i tanti volti nuovi di una squadra che però è ancora incompleta in alcuni reparti. Continuano a mancare un portiere titolare e un vertice basso di centrocampo e per questo il DS dell'Icarri continua a sondare il mercato alla ricerca delle migliori opportunità. Sul fronte portiere resta attuale il nome dell'esperto Mauro Vigorito, 32enne di proprietà del Cosenza, con cui ha perso il posto da titolare nel finale della scorsa stagione e non rientra nei piani dei silani. 2 fattori ostacolano l'operazione: l'alto ingaggio e il forte interesse di un'altra nobile DC, il Vicenza, squadra nella quale Vigorito ha militato dal 2014 al 2017. È impredicato di cambiare aria Matteo Pissari dell'Alessandria, il giocatore è nei radar di dell'Icarri, ma ha un contratto in scadenza nel 2024, non rientra nei piani dei grigi, che però vogliono monetizzare dalla sua partenza. Nomi accostati da
settimane sono anche quelli di Jacopo Furlan, di proprietà dell'Empoli, e Giacomo Venturi, titolare della Reggiana fino allo scorso anno, ma ora chiuso dall'arrivo di Martin Turk. Chi arriverà completerà il tris di portieri con Daniele Sommariva, giunto dal Monza, e Andrea Daniello, in uscita dal Cagliari Primavera. Sul fronte centrocampo il Pescara ha presentato offerta formale all'Avellino per Salvatore Aloi. Non è un play puro, ma può interpretare quel ruolo, quello che trapela da Mercogliano, sede del ritiro degli Irpini, e che Aloi è lusingato dalla proposta di Dellicarri, ma deve trovare l'accordo con l'Avellino e non è detto che la situazione si sblocchi a breve. D'altro canto il Pescara continua a tenere d'occhio Andrea Ghion del Sassuolo, ma in prestito al Perugia. Intanto sono giunti in Abruzzo e sono in ritiro a Castel di Sangro i turchi della Dana Demirspor, che come detto sfideranno il Delfino in amichevole domenica a Palena. Grande curiosità dei tifosi per la squadra allenata da Vincenzo Montella e nelle cui fila milita Mario Balotelli, subito atteso per dei selfie. Super Mario, su cui c'era il forte interesse del Sion, domenica dunque ci sarà, salvo accelerazioni di dinamiche di mercato. Il Pescara riabbraccerà l'ex Birkir Bjarnason. Tra i pilastri della squadra turca c'è anche il 38enne veterano Gökhan İnler, 8 anni in Serie A tra Udinese e Napoli. I calendari di Serie C saranno sorteggiati a Roma martedì 2 agosto. L'ufficialità è giunta poco fa attraverso una nota diramata dalla Lega Pro. Martedì 2 agosto al CONI, in piazza Lauro De Bosis 15 a Roma, Lega Pro presenterà i calendari della prossima stagione sportiva. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai Sport alle ore 12. Se il Pescara attende di conoscere lo sviluppo del proprio torneo, situazione diversa c'è per il Teramo, che in vista del Consiglio federale di fine luglio, che delibererà i ripescaggi in C, Fermane e Torres in pole position, assieme al Campobasso cercherà di ottenere la sospensiva del TAR delle due nuove ammissioni o, in alternativa, un sorteggio del calendario con le lettere X e Y rispettivamente. Il tutto in attesa di merito del Tribunale amministrativo. È iniziata lunedì scorso la preparazione pre-campionato del Pineto. Tanti volti nuovi e alcuni addii, l'ultimo di un paio di giorni fa con la cessione di Barlafante alla Juve Stabia. Grande entusiasmo per il presidente Silvio Brocco, che non nasconde rinnovate ambizioni. Roberta Di Sante. Conosciamo benissimo questo girone, sembra che all'inizio le squadre siano un po', no, rallentate, poi invece si scatenano all'ultimo momento, quindi è bellissimo affrontare questo campionato con entusiasmo, e sappiamo come gli altri anni ogni partita è una battaglia ed è difficilissimo battere gli avversari. Il Pineto parte anche quest'anno per fare un campionato di vertice, per cercare di fare bene, sono stati fatti anche altri lavori qui di manutenzione allo stadio, insomma ci sono tutte le carte in regola per una stagione importante. Sì, sì, gli impianti prima di tutto, non si può fare oggi calcio se non hai gli impianti normalizzati, ben curati, igienizzati. Ed è bello così, dobbiamo dare una svolta, dobbiamo imitare nazioni che sono avanti rispetto a noi, perché lo sport deve crescere così, con la bellezza del proprio territorio, del proprio ambiente. Può essere l'anno giusto questo per un salto tra i professionisti, Presidente? Io l'ho detto, a me piacerebbe che la Lega faccia la riforma e possa fare la famosa D di Elite, e lì mi piacerebbe tantissimo partecipare. Se poi dovesse venire qualcosa di più, ci organizziamo anche per affrontare qualcosa di più importante, però ripeto, è prematuro dire questo. Vediamo la squadra come si esprime, vincere è un piacere di tutti, non solo della mia squadra, di tutte le squadre che partecipano a questo campionato, alla fine vinca il migliore. Per quanto riguarda il mercato, dicevamo che manca ancora qualcosina. Il mister che cosa dice, di che cosa ha bisogno? Chiaramente abbiamo fatto veramente tanto rinnovando, se c'è da rinnovare anche introdurre qualche altro elemento, non, certamente lo faremo con piacere e con entusiasmo.
Diramato il calendario ufficioso in A3 di pallavolo, si partirà il 9 ottobre con le due abruzzesi separate. Nel girone bianco l'AB Pineto esordirà a Fano per poi giocare in casa contro il San Donà. Nel girone blu invece trasferta anche per la Sieco Ortona a Roma. L'Impavida sarà poi di scena davanti al pubblico amico contro il Modica. E con questa notizia è tutto per questa edizione del telegiornale. Io vi ricordo che i contenuti del nostro telegiornale sono consultabili anche all'indirizzo www.tv6.it, ma anche sui social e quindi sulla pagina di TV6 di YouTube, ma anche Facebook e Instagram. Grazie per averci seguito, un cordiale buon pomeriggio.